Ragazze e ragazzi, ben ritrovate, ben ritrovati in un nuovo scoppiettante, criptico, misterioso, imprevedibile, ermetico, eversivo e ho finito gli aggettivi, episodio di Alan Wake 2. Allora, abbiamo parecchio lavoro da fare e partirai dal fare ordine, perché abbiamo l'inventario pieno, dobbiamo assolutamente trovare il modo di sbloccare quell'ultima riga di slot, altrimenti non faremo grande strada. Intanto leviamo le munizioni per la pistola a lanciarazzi, a parte che ne abbiamo solo una, e poi non la useremo. Il fucile occupa veramente tanto, tanto spazio. Liberiamo posto anche rimuovendo le granate, però tutto il resto, ragazzi, francamente faccio fatica a pensare che non possa tornarci utile, per cui per ora andiamo così. Poi, apriamo la nostra mappa. Allora, ci troviamo qui nell'area relax dell'ufficio. Ah, qua c'è un contenitore che per esempio non ho aperto e qua in realtà c'è l'eco che ce l'ha interagibile. Allora, si vede che l'ultima volta non ho verificato come si deve. Tra l'altro c'è un altro eco anche qui e qui c'è la scena finale che dovrebbe permetterci di proseguire dal piano terra al primo piano. Capiamo che cosa dobbiamo fare, eh? Allora. Tra l'altro è interessante il fatto che i personaggi dicano Alan Wake, a volte solo Wake. Come dire, sveglia, eh? Wake, sveglia, sveglia. Sveglia, Alan. Allora, chiudiamoci dentro che non si sa mai. Allora, questa è la reception. E, ah, ok. Director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. Teatro A play where the immersivo. audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Ok, quindi questo era l'elemento di trama di cui necessitavamo. Però, io non ho finito di esplorare qua, giusto? Così si torna all'ingresso. Abbiamo interrotto il loop. Ok. Allora. Ci mancava l'opera teatrale. Abbiamo avuto il musical, il cinema, il romanzo. E adesso anche l'opera teatrale, eh? Mamma mia, la commistione di arti presenti in questo titolo è veramente qualcosa che assomiglia quasi a un'ode. Ok, questo è il triangolo. Qua, scusate, ero entrato. Abbiate pazienza se... no, forse non potevo prenderle. Se riesploro zone che abbiamo già visto, ma prima di cambiare scenario voglio assicurarmi di aver fatto tutto, ma credo di sì. Ok, perché qui c'è la scena finale. Sì, ok. Questa l'avevamo aperta, no? Ci vuole una chiave. Questa è chiusa. E anche questa. Abbiamo fatto il giro? No, ma... Scusate. Sì, ok, sì, abbiamo fatto il giro, siamo di nuovo nell'atrio. D'accordo. È il momento. Lavagna della trama. Atrio, rituale prespettacolo. The plot changed the details of the world.
qualcosa. Torniamo alla reception. Andatevene, ombre oscure. Ok, è comunque possibile accedere? Sì. Nonostante le sedie messe qui davanti. A forbidden play brought to life. The Cult. An unforgettable immersive theater experience. Guarda la live all'Lost and View Hotel. Oh mio Dio. I needed to find the key. Ok, continua a essere necessario trovare delle chiavi per proseguire. Qua non è cambiato nulla, ma perché siamo già in un'altra scena. Se io nella scena finale, fine della storia, il luogo dell'omicidio, quell'orrore mi attende qui, metto il rituale per spettacolo. Continua a rimanere chiuso. Ma adesso è tutto coerente con la storia che stiamo portando avanti, eh? I couldn't get in. I was missing something. Ok. Giusto per verificare, eh. Abbiate pazienza, ma. Layers upon layers. Livelli su livelli, esatto. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. Direi che è proprio l'aspetto che salta più all'occhio di questo gioco, eh? Come Immortality, anche questo gioco è a cipolla, è a strati. Un'opera proibita prende vita, la setta. La fiction si mescola con la realtà con la realtà della fiction e così via, in un gioco di scatole cinesi a matrioska. Molto affascinante. E se adesso io provo a uscire? No, non dovrebbe cambiare nulla. Ok. Rituale per spettacolo. E se salgo sopra? Probabilmente sarà cambiato qualcosa ai piani superiori. Ora che è cambiato il filone narrativo. Sì, assolutamente. Madonna, questi suoni sono di un inquietante. Ok. È cambiato effettivamente qualcosa? Oh, no. No, 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 no. Errore mio. Qualcosa che potevo prendere? No, era semplicemente l'interazione della porta. Ok, no, abbiate pazienza, ma... Allora, queste casse me le ricordo. Questi mi sembra che siano stati aggiunti, ma no, perché in realtà... Ah, sciocco me. Devo ancora padroneggiare meglio questa meccanica. In realtà quello che cambia è semplicemente l'ambientazione dove è possibile apporre il post-it, ecco. Però, capiamo allora. Forse è qua. I didn't have the key. No, certo che non abbiamo la chiave, ma allora che diamine dovremmo fare? Oh. Qua c'è qualcosa. The prop room had been changed from room 104 to room 225.
Spostare attrezzature sceniche nella stanza 104-225 per lo spettacolo nella sala da ballo. Ok, abbiamo la chiave. Troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Ok. Non certo questa. 104. Eccoci qua. Oddio, Madonna. La porta a chiudersi, mi sono spaventato. Ah, ok. Questa stanza è collegata a un'altra dietro. E abbiamo una nuova area relax. Dove abbiamo fatto il giro. Ci dovrebbe portare al piano terra. Oh. Aia. Maledetto. Stardi. Via. Guardate. Pieno! Maledizione! Sono sempre di più i nemici, eh! Porca vacca! Oh, 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 cosa stai sparando, maledetto? Porca vacca! No, un proiettile. Ah. Sono fritto. Non ho più munizie. Ok. Via. Via, 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 via. Allora, entriamo qua. Cosa c'è? No, no. Sembrava un'interazione. Via. Così non riesco a esplorare come vorrei finché ho questi tra i piedi. Dammi delle munizioni, ti prego. Sì. Grazie a Dio. Dove siete, maledetti? Ah! Ancora, eh? Sì, poi se lo beccassi una volta nella vita non sarebbe affatto male. Ce l'abbiamo fatta, ce ne siamo sbarazzati. Ok. Allora, calma. Calma, Alan. Ricomponiamoci. Allora, questa è la stanza 223. E ok. Dovrebbe essere qualcosa qui che non sto vedendo. La batteria, un oggetto, ma... Allora... Certo che veramente l'idea di smarrimento che è in grado di restituire questo gioco è... è preziosa, è impagabile. Ricarichiamo l'arma. Non facciamoci cogliere impreparati una volta tanto. Più risorse possibili, ok. Una pubblicità di Night Springs. Perché non me l'ha... Ah, non me l'ha aperta direttamente. Vediamola. Night Springs. Pubblicità. Ah, Mr. Door. A special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis.
different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes written by Alan Wake. I am your host, Warland Orr, and I'm your host, in Night Springs. Ok, episodi sceneggiati dal buon Alan. Questo lo sapevamo, però Mr. Door. L'idea che tutto questo, tutto ciò che stiamo vivendo possa essere un gigantesco parto della mente di Alan. E questo non sia altro che la rappresentazione della sua follia, che non esista al lago, che non esista il potere di Cauldron Lake, la presenza oscura e tutto il resto, ma che sia solamente il delirio onnipotente e creativo di uno scrittore che ha perso la brocca, alla Shining per intenderci. Beh, è un'ipotesi che prendo in considerazione, ecco. Sapete, credo che ci perderemo parecchio qui. Ok. Per cui armiamoci di pazienza. Madonna, quel manichino a forma d'alce mi ha spaventato non poco. Qui possiamo prendere della luce. Guardate, su un busto femminile. Ok. Abbiamo preso la luce qui. Materializzato una porta che prima non c'era, mio Dio. Sembra veramente un'ambientazione complessa. Sala prove. Ok, qui è iniziato tutto. Allora, facciamolo. Modifichiamo anche quest'area. Dov'è iniziato l'inizio della spirale? Rituale per spettacolo. Gli attori hanno giocato col fuoco, hanno aperto la porta alla vera setta. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Qualcosa nella sala da ballo. Summoned the same thing, tapped into something horrifying. Chi è questo personaggio? Like it was part of the play. Sì. But it wasn't. Graffia. Does that sound crazy? Another vision. You don't want to ask me idea. Crazy kid. Un'altra idea, eh? Hotel. Presenza. Yes. That's a trope for a reason. C'è un motivo se è un troppo. Oh sì. Esegui l'evocazione nella sala da ballo, ok? Ma se io nella sala prove inserisco le presenze. Ok. Non abbiamo altre fonti di ispirazione. Allora, la sala da ballo, eh? Quale sarà la sala da ballo? Scena, sala prove. Ok. Ok, è qui in fondo, perfetto. Però la sensazione è sempre non aver esplorato. Guarda, ma quanti sono? Perfetto.
cercare di fare più headshot possibili, perché alla fine riesco a eliminarli in soli tre colpi se faccio così. Riservato a Red Air Sals, Rehearsal. Ok, allora. Come se non fosse già abbastanza infestato questo hotel. Chiusa. Qua dentro. Questo è Casper Darling. Oh! Stupendo, cosa sta facendo? Bellissimo. Queste intrusioni. L'abbiamo disturbato? O non voleva farsi vedere? Mamma mia, per un attimo l'ombra. Allo specchio, ok. Va bene. Continuiamo a perlustrare questo corridoio. Tim! Guardate, ci sono i nastri con scritto Sheriff. Quindi anche qui, casse. Oh! Che stanza è? La 209, ok. Dovremmo liberarlo se poi vogliamo fare completismo anche in quest'area. Questa è la ballroom, ma prima dobbiamo finire di vedere qua. La piramide capovolta. Di nuovo. Il consiglio in control. Questo rappresenta la piramide capovolta. Qua si può entrare? Sì. Ok. Cosa abbiamo? La chiave della stanza 209. Perfetto, proprio quella che ci serviva per ricongiungerci col nostro amato Breaker. Ok. Ma io ho bisogno di maggiori slot. Carissimo. Non ha la 209? Sì. Ho premuto. Oh. Oh. Hey Tim. New map, huh? Yep. Look, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. Beh. È bello vedere una faccia amica in quest'incubo, eh. Cosa rappresenta per Alan è tutto un altro discorso, perché comunque il fatto che ci troviamo anche in una proiezione onirica del suo inconscio è realtà, il luogo buio funziona così. E tu sei veramente una presenza confortevole. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. Conosco la canzone che cantichi sempre. It's the theme from Night Springs. Ah, ecco. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Esatto. It sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Beh, or era l'host della trasmissione. It's my subconscious telling me that this is all pretty out there. Hmm. Ah, tutto qua? Oggi non sei particolarmente loquace? Va bene. La donna dai capelli rossi. Ma come non pensare a Jesse Jaden? Legata a Dor, la conosco, dove l'ho già incontrata, la sua identità cambia, è legata ai poliedri, verrà a prendermi. Ok. Stai riempiendo sempre di più la tua lavagna, caro? Allora, vediamo subito. Esatto, dove sono le parole di potere che possiamo recuperare. Ce n'è una proprio dove stiamo andando, nella sala da ballo. E qua c'è il punto di interesse, ok. Che è la sua lavagna. Ok. Nuova scena. Be the stage of a key scene in the play. Cos'è quella cosa? Intanto i riflessi veramente giocano dei brutti scherzi, eh? Un'altra area safe.
Ok. Parola di potere, prima di tutto. Parola di oggetti trovata. Oh, questa è nuova. Mappa turistica evidenzia tutte le risorse e punti di interesse vicini sulla mappa di Quake. Tasche magiche espande di una fila l'inventario di Alan. Ha! L'abbiamo chiamato. Aggiunge una carica alla torcia di Alan. Allora, no. L'aspetto gestionale è fondamentale. Per cui, oh, finalmente possiamo respirare. Sì. Ok. Ricarichiamo il fucile. Mi sembra non ci sia altro da vedere qui. Per cui è il momento. Lavagna della trama per quanto riguarda la sala da ballo. Luogo di festeggiamenti divenuto oscuro e perverso. Allora, prima rituale per spettacolo. Voglio vedere anche qui che cosa succede. Sappiamo che non è la cosa giusta da fare, ma ehi. È che ve li volete perdere questi cambi scena? Valgono assolutamente il prezzo del biglietto e del tempo che ci costa cambiare scena. Tirarli su. Ok, va bene. A questo punto, presenze. Oh oh. Sta decisamente diventando reale. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Ispirazione. Set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality. Il luogo in cui il diavolo riscrive la realtà mentre Dio dorme. I got a big time celebrity to play him. And he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Scratch out. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was? Shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. Già, I had to agree with Diavolo. Assolutamente. Madonna, questo Mr. Graffio comunque è veramente una presenza riuscitissima. Questo antagonista, questa nemesi invisibile. Dovrei affrontare tutti questi? Ok. Non ce la farò mai. Dobbiamo andarcene. Scoppiarli può avere il suo perché, ma come faccio ad affrontarli tutti? Che bello l'effetto di luce, mamma mia. Ok, allora fuggiamo. Fuggiamo. Anche se dobbiamo mettere il diavolo in scena, eh? Ma dove? Tutti in fila, ragazzi. Andiamo per ognuno di voi. Ok. Va di retro, Satana. Per l'appunto. Ok. Questa musica. Maledetto. Oh. Maledetti, maledetti. Santo, sono due. Ok. Momento di tirar fuori l'artiglieria. No. Non quell'artiglieria. Via. Ah. Ah, l'hanno in piedi. Per Dio. Ah. No, troppo lento, troppo lento. Veloce. Ok. Ancora. Oh, ragazzi. Ok. Un po' di antidolorifici. Un po' di bendaggi. E ok.
Ricarichiamo le armi. E torniamo nella sala da pallo. Mio Dio. Evocare il diavolo qua. È il diavolo fece quello che fa sempre. Oh no. Mamma mia, è sempre peggio. Gesù Cristo, Tim. Continua pure a canticchiare, eh? Ok, allora noi potremmo tornare nella sala prove. Ma da questo lato non si può aprire. Com'è che abbiamo fatto a entrarci? Forse adesso non possiamo più perché ha cambiato lo scenario. Non eravamo passati di qua. Mamma mia. Che spettacolo. Orrido. Allora. A parte che qua c'è la chiave della stanza 101 che io ho lasciato proprio bellamente indietro. Chiave della stanza 101 che tra l'altro è una delle stanze nell'atrio. Ok, andiamo subito a riprendercela. Abbiate pazienza, è piuttosto disorientante, eh? Ma questo ve l'ho già detto, però ecco. Non è male il fatto che lo sia. Dov'è? Ragazzi, però queste icone si vedono veramente pochissimo, eh? Meno male che ce le segna sulla mappa, perché sennò sarebbe un dramma. Ok. In realtà prima però. Ok, qua eravamo passati. Qua c'era qualcosa che dovevo raccattare. E come? Munizioni fondamentali. Qua ci sarebbe ancora da cambiare la realtà. O è sufficiente sparare? È sufficiente sparare, ok. Ci compenetriamo un attimo, ma non importa. Ok, per pulizia. E adesso dov'è che siamo? Ok. Tecnicamente vicini a un altro punto per recuperare una parola del potere, ma com'è che non la vedo? Ah, eccola. Ok, parola di guerra. Ok, ora che finalmente abbiamo la doppietta, potenziamoci. Però. Questo non ci aiuta a proseguire. Allora. Ok, camera 225. No, sto sbagliando strada malamente. It was locked from the other side. Ok.
Ah. Però sì. Qua sbucchiamo da questo lato. Non ha senso. In realtà non andiamo al piano terra. Non facciamo nessunissima fottuta scala. Ok. Ecco qual era l'elemento dissonante. Chiave della stanza 101. Ce l'abbiamo. Ok. Visioni. Deve essere perfetta, eh? Altrimenti tutto verrà lavato via. Comunque questo effetto di straniamento, visto che l'abbiamo citato prima, era presente anche nell'opera di Shining, no? Di Kubrick, in quanto anche lui aveva, utilizzando le inquadrature, creato una geometria irreale dell'Overlook Hotel, tale per cui lo spettatore, in realtà, guardando il film, si sentiva disorientato, perché un corridoio che doveva imboccare da una parte, poi in un'altra scena imboccava da un'altra. Tutte cose che agivano a livello subliminale, ma che servivano a trasmettere quella sensazione di angoscia e di inquietudine, insomma. Ok, allora. Possiamo cambiare la scena dell'atrio anche qua, e qui c'è la possibilità di fare un'indagine. Allora, aggiustiamo. Mettiamo il diavolo qua. Oh oh. Abbiamo sbloccato una nuova area. Via. Ok, abbiamo la nostra doppietta potenziata, per cui approfittiamone, no? Bello, approfittiamone, però cerchiamo anche di colpirli invece che dare colpi al legno. Tecnica Termopili. Venite qua. Porca miseria. Ah, che spreco. Shit, 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 shit. Risolvetevi, maledetti. Sta diventando difficile il gioco, eh? Ma proprio difficile, difficile. Allora. Ok. Prima di salire, che è sicuramente la cosa giusta da fare. Anche qua c'è qualcosa che è possibile. Su cui è possibile agire, no? Qua dalla reception ci dice indagine. Forse non in questa realtà. Ok, va bene. Allora saliamo, cerchiamo di andare dritti per dritti. Ehi, un attimo però. Ci sta un salvataggio manuale, eh? Ok. Perfetto. Madonna, scratch, 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 c'è scritto col sangue. Questo è veramente Silent Hill, che razza di incubo. I felt the presence of a new idea here. Ah sì? Ah, eccola. Effettivamente sì.
dove devo mettermi affinché tu possa... Ah, ok. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room. Guarda caso. 666. He had requested il numero della bestia. The devil had a sense of humor, or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play, and always in character. Ok. Stanza 666, eh? Se questo è il tuo senso dell'umorismo, caro diavolo, puoi fare decisamente di meglio. 666-679. Immagino che non sarà così semplice entrare, vero? Noi abbiamo una mappa di questo lato. Io, ragazzi, mi sto veramente cagando in braghe. Cosa? 671, 670, 669, 668. Qualcosa mi dice che... No, 667. Eccoci qui. Questo piano, però, guardate, non esiste sulla mappa. Oh mio Dio, bellissimo, ma vabbè, ma che vedevo di... Ma guardate questa scena. Ci avete visto? Non esiste sulla mappa, questa cosa è terrificante. Siamo veramente a casa del demonio nel suo territorio. Tutti i membri della setta uccisi. Qui, oh, Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Another killer idea. Okay, let's talk about the murder victim, the lady who was killed. L'ho perso? Perché? Ok, devo rimanere fermo qua. Lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. Parla di Alice. That was her role. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery, and all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. Oh no. Via 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 via. Sta braccando. Gesù. No no. Qua è chiuso. Dove? Dove posso andare? Oh no. Non ho neanche avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo, ragazzi. La presenza oscura mi ha inghiottito proprio all'istante. Ok. Ok, quindi... Questo spettacolo, questa messa in scena... In realtà... È stata poi tirata su per fare in modo che il diavolo, che Mr. Graffia... Raggiungesse la musa, si unisse alla troupe.
Lui cercava Alice. Proviamo a passare di qua questa volta. Non che mi aspetto cambi qualcosa, però. Shit. Dove devo andare? Dall'altra parte? Ok. Oh no. No, no, no. Ragazzi. Maledizione, maledizione, maledizione. Dove vado? Ok, è chiaro, non di qua. Nemmeno di là. La luce, la luce, la luce. Oh. È fatta. The dark forces had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Tu stai giocando un gioco molto pericoloso, caro Alan. Molto, molto pericoloso. Stai veramente provando a fottere col diavolo, eh? The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Ok, stanza 108 al piano di sotto. Stanza di Zane, accesso alla passerella. Scena finale, esatto, la stanza 108. Ok. Raga, però, qua chiudiamo con il cliffhangerone. Mamma mia, bellissima anche questa parte nell'hotel, veramente stratosferica. E ok, molto Silent Hill, molto da incubo, sempre più raccapricciante, sempre più oscura questa storia. Io, Alan, non so fino a che punto vorrai spingerti, non so ancora quanto ti addentrerai nel luogo buio, quanto ti addentrerai nei tormenti della tua psiche, ma mi sembra che già qui ci stia andando parecchio pesante, eh? Stai calcando decisamente la mano. Sappiamo chi è la vittima dell'omicidio, almeno io penso di saperlo. In qualche modo, se così fosse, sembra che tutte le nostre storie ci riportino ad Alice, ok? Perché se ci pensate, anche la parte 1 di Initiation poi culminava con la visita all'appartamento di Alice e Alan a Parliament Tower, ok? E se anche qui la chiave per... la chiave, in realtà no, quello che culmina, il loop che lo fa culminare e poi farci tornare alla scrittura fosse di nuovo Alice, beh, diciamo che gli ingranaggi cominciano a muoversi. Pensate che twist sarebbe se tutto quest'incubo, tutto Alan Wake, non fosse altro che veramente una sorta di gigantesco Silent Hill, una rappresentazione onirica in cui ovviamente lo scrittore cerca di riscrivere la propria realtà psichica per non ammettere il fatto di aver fatto male a sua moglie, forse di averla persino uccisa, ed è questo che ci condanna al loop. Quanto le nostre mani sono sporche di sangue, sarebbe un risvolto proprio da horror puro, eh? E, diciamo, la parte di Saga e di Alex Casey in questo senso sembrerebbe un po' superflua. Però ditemi anche voi se queste sequenze non ricordano un po' il viaggio di James in Silent Hill 2 o per esempio opere come Liars of Fear, in cui in realtà, o lo stesso PT, il playable teaser di Kojima, in cui in realtà non si fa altro che indagare nella psiche turbata e conturbante del protagonista, che sta cercando in tutti i modi di seppellire qualcosa di brutto che ha fatto. Alan potrebbe farlo attraverso la scrittura, per l'appunto. Mr. Graffio potrebbe essere il suo alter ego, la sua personalità malvagia, la parte di lui che ha cercato di seppellire, che ora lo perseguita e cerca di in qualche modo sovrascrivere ciò che lui stesso sta facendo per espiare. Ma non lo so,
o comunque per raccontarsela. Sarà che, ripeto, ho giocato Mori di recente, quindi è tutto. Vabbè, io sto facendo una serie di spoiler, come sempre. Fate finta di nulla. In ogni caso, devo dire, sempre super coinvolgente, sempre una gioia da vedere, da giocare un po' meno. Devo dire che le fasi con i posseduti e anche la bassa varietà dei nemici non è proprio il top come caratteristica di questo titolo, eh? Va detto, non è importante per il tipo di esperienza che vuole offrire, però effettivamente il gameplay, il gunplay, diciamo, lo sparaccio, per intenderci senza usare troppi inglesismi, è quasi pretestuoso, soprattutto nelle fasi con Alan. Le fasi con Saga e Anderson già me lo godo un po' di più, però vabbè, in ogni caso, grazie come sempre dell'attenzione, ragazzi, alla prossima puntata, statemi benissimo, ciao ciao.